Morning ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del Prof. Betti. Oggi parleremo di quelle che sono le conseguenze della rivoluzione industriale, soprattutto da un punto di vista sociale. Quindi vedremo come sono nati in particolare i sindacati e come sono nate le due nuove classi sociali più importanti dell'Ottocento, cioè la borghesia e il proletariato. Come sempre spero il PowerPoint vi piaccia e cominciamo con la lezione. Parleremo quindi di quelle che sono le conseguenze, soprattutto da un punto di vista, diciamo, sociale, della rivoluzione industriale. Innanzitutto, diciamo che l'evento più evidente che aveva portato con sé la rivoluzione industriale fu una vera e propria rivoluzione demografica. Infatti, che cosa accadde? L'Europa fino a quel momento era in uno stato piuttosto arretrato da un punto di vista demografico. C'era un'altissima natalità, quindi moltissime nascite, ma allo stesso tempo c'era anche un altissimo tasso di mortalità. Questo portava la popolazione a rimanere più o meno sempre costante. La tendenza era quella sempre a un aumento della popolazione che però poi veniva bloccato da vari eventi, che potevano essere carestie, guerre, malattie. Che cosa succede? Con la rivoluzione industriale la situazione da un punto di vista sanitario, da un punto di vista igienico e sotto anche il punto di vista dell'abbondanza delle risorse migliora drasticamente, ma per ora il tasso di natalità rimane comunque alto, quindi si ha una diminuzione importante del tasso di mortalità che portò la popolazione europea ad aumentare dai 193 milioni che erano stimati come popolazione di inizio 800 ai 400 milioni di fine secolo. In poche parole, raddoppiò nel giro di un secolo, cosa che era impensabile fino a poco tempo prima. In questo periodo, per cercare di spiegare i cambiamenti legati all'aumento demografico, si sviluppò l'idea di Malthus. Ne abbiamo parlato in classe. Malthus era un pastore anglicano che studiava la demografia e lui diceva, secondo la sua teoria, che mentre la popolazione cresce in maniera geometrica, quindi 2, 4, 8, 16, raddoppiando sempre, le risorse crescono in maniera aritmetica, 2, 4, 6, 8. Questo portava a uno sbilanciamento in favore della popolazione che aumentava a dismisura finché poi non ci sarebbe stato un nuovo crollo. Questa teoria di Malthus la possiamo considerare abbastanza valida finché la rivoluzione industriale non è andata proprio a toccare questo meccanismo, rendendo quindi vana la teoria elaborata dal pastore inglese Malthus. Un altro cambiamento fondamentale che deriva dalla rivoluzione industriale è un cambiamento sociale. Fino a questo momento, se abbiamo parlato di classi, e io so che l'ho fatto in classe, parlare di classi, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, dicevo, se parliamo di classi sociali, fino a questo momento è stato un po' un anacronismo, nel senso che prima dell'Ottocento si parlava soprattutto di ceti, c'era la nobiltà, il clero, il terzo stato, che era tutto il resto. Adesso, invece, si comincia a parlare di classi sociali ed in particolare della nascita di due nuove classi, che sono la borghesia, ed in particolare quella che ci interessa a noi, la borghesia imprenditoriale, industriale, quella che nasce proprio con la rivoluzione industriale. E all'interno della borghesia entravano molte persone diverse, i grandi banchieri, i grandi imprenditori che gestivano industrie molto, molto grosse, ma anche il piccolo artigiano o il piccolo banchiere, colui che aveva un negozio e così via. Mentre il proletariato è una classe totalmente nuova, questa sì, che non esisteva minimamente in passato, e già il nome proletariato significa colui che possiede solo la propria prole, nel senso che era colui che non aveva niente se non i propri figli. Il proletariato sono gli operai e ovviamente la figura dell'operaio è una figura che si affaccia nella storia dell'umanità soltanto con la rivoluzione industriale. Un altro elemento, un altro fattore importante che nasce con la rivoluzione industriale è la possibilità di scalare la società, quindi una grande mobilità sociale. Noi abbiamo visto che fino alla fine del Settecento, anche con la rivoluzione francese, avevamo parlato di una società statica in cui era quasi impossibile fare successo. Bene, la rivoluzione industriale in qualche modo permette, rende più semplice la scalata sociale, quindi colui che aveva delle buone idee e un buon cervello poteva riuscire a scalare diversi gradini sociali.
Tutto ciò però ha un rovescio della medaglia, un lato negativo che riguarda soprattutto il proletariato. Infatti, in questo periodo si sviluppa quella che si può definire la questione sociale, cioè una problematica a livello sociale. Infatti, coloro che lavoravano in fabbrica subivano tutta una serie di elementi veramente impensabili anche al giorno d'oggi. Innanzitutto la miseria, perché le paghe che percepivano gli operai erano bassissime, in particolare per quanto riguardava il lavoro minorile e femminile. Lavoravano anche i bambini e le donne e venivano pagati molto meno rispetto agli uomini, anche perché spesso compivano lavori in cui era necessaria una specializzazione minore, quelli più semplici da fare. E le paghe erano bassissime, spesso non bastavano per arrivare alla fine del mese. Oltretutto vi era una questione di sfruttamento. Perché sfruttamento? Perché l'orario lavorativo poteva arrivare addirittura alle 15 ore. In Francia, soltanto nel 1840 circa, si venne messa una legge che limitava a 58 ore settimanali il lavoro per i bambini e le donne. Questo vuol dire che per gli uomini poteva essere ancora di più. Pensiamo che oggi siamo sulle 40 ore. Inoltre, queste persone erano quasi tutti ex contadini abituati a lavorare nei campi. In fabbrica il tipo di lavoro era completamente diverso. C'era una disciplina quasi militare a cui questi ex contadini non erano assolutamente abituati. Gli orari erano massacranti, qui mi sono perso un orario. Gli orari erano massacranti, si lavorava di giorno e di notte, 6 giorni alla settimana. La domenica era l'unico giorno di riposo, ma la fabbrica comunque era aperta. In più c'era l'assenza di ogni forma di assistenza sociale. Non esistevano ovviamente rimborsi per gli infortuni sul lavoro, se uno si faceva male a lavorare, il giorno dopo veniva semplicemente sostituito. Idem per le malattie, se uno si ammalava e non poteva andare a lavorare, semplicemente perdeva il posto di lavoro. Un'altra forma di assistenza fondamentale che al giorno d'oggi è centrale nel nostro Stato è quella della pensione. Non esisteva un sistema pensionistico. Una persona finché era in grado di lavorare, lavorava. Quando diventava troppo vecchio per farlo, l'unico modo che aveva per sopravvivere era affidarsi a una famiglia che però ovviamente viveva spesso ai limiti della povertà e quindi era in difficoltà anche a sostenere. E questo mise in crisi proprio anche il sistema familiare che c'era fino a quel momento. Che cosa succede però? Cercando di guardare il lato positivo, tutte queste problematiche portano alla nascita di un movimento operaio. Infatti, mentre il mondo contadino era un mondo spezzettato, dove c'era una solidarietà, ma era soltanto una solidarietà familiare, ci si aiutava tra fratelli, tra cugini, tra genitori, ma non esisteva l'idea che i contadini, si riunissero formando delle associazioni per chiedere nuovi diritti o chiedere chissà che cosa. Invece, gli operai, vivendo e lavorando fianco a fianco, prendono consapevolezza di tutta una serie di problematiche che li accomunano. E ciò portò alla nascita di alcune società. Le prime furono società di mutuo soccorso. Sono delle società in cui si cercava di dare una mano a colui che subiva delle problematiche varie. Ad esempio, formavano, non lo so, se c'era stato un infortunio sul lavoro in fabbrica, magari la società di mutuo soccorso realizzava una piccola colletta per dare dei soldi a colui che si era fatto male, oppure assisteva gli anziani e dava loro un posto di lavoro all'interno magari della società come segretari, così che avessero una piccola paga e cose di questo tipo. Dalle società di mutuo soccorso poi si passò anche ai sindacati di mestiere, quindi sindacati dove si radunavano, ne so, tutti i tipografi di Londra, poi tutti coloro che lavoravano nelle fabbriche tessili a Manchester e così via. In Inghilterra, che è un po' la patria di tutte queste innovazioni sociali di cui vi ho parlato, nel 1833 si ebbe il primo congresso delle trade unions. Le trade unions è il nome che avevano i sindacati e quindi nasce l'idea di sindacato. Con l'idea di sindacato, ovviamente, nascono anche le prime lotte sociali. Ovviamente, la prima forma che venne spontanea di lotta sociale fu quella dello sciopero, ma lo sciopero ancora era illegale. Non si era mai sentito di contadini che scioperavano, perché se un contadino scioperava, il raccolto andava in malora e ci metteva soltanto il contadino. Bene. Adesso invece gli operai, se scioperano, colui che ci rimette è soprattutto l'imprenditore e quindi cominciano a utilizzare quest'arma, anche se al momento è fuori legge. Nascono anche due movimenti. Di un movimento ne abbiamo già parlato anche in passato, che era il movimento luddista. Il movimento luddista nasce dalla figura di Ned Ludd, che era un operaio che per primo fece questa cosa, cioè la distruzione delle macchine industriali. Ludd era appunto un operaio, un capo operaio che
stufo del lavoro di fabbrica, decise di sabotare le proprie macchine. Da lì nacque un vero e proprio movimento in quest'ottica, che venne represso nel sangue però dalla politica. Infatti, venne messa addirittura la pena di morte per coloro che avrebbero distrutto le macchine industriali. Un altro movimento molto meno estremista è quello cartista. Il movimento cartista nasce intorno alla Carta del Popolo, si chiamava così, una carta scritta nel 1838, presentata al Parlamento inglese, in cui si chiedevano tutta una serie di riforme che avrebbero migliorato le condizioni di vita degli operai. In particolare, le battaglie che venivano portate avanti dagli operai in questo periodo avevano una duplice natura. Da un lato erano battaglie economiche, quindi miglioramenti del trattamento economico, paghe migliori, possibilità di assentarsi al lavoro per motivi di salute, idee di pensione, queste cose qui, ma anche politiche, perché al momento anche in Inghilterra il suffragio era su base censitaria, invece i proletari cominciano a chiedere di prendere parte attiva alla vita politica del paese. Bene, come sempre spero che questo PowerPoint vi sia piaciuto.